siamo molto orgogliosi. Quest'anno abbiamo raggiunto quota, più di 700 ragazzi hanno visitato i nostri impianti, sia quello di Monticelli che l'impianto di depurazione. È un progetto al quale, come voi sapete, perché lo riproponiamo ogni anno, io tengo particolarmente, perché è un progetto in grado di dare un messaggio reale ai ragazzi e soprattutto di fargli vedere che cosa fa Sistemi Salerno Servizi Idrici Integrati, perché come voi saprete, non mi stanco mai di dirlo, noi ci siamo trasformati in questi anni e siamo diventati una realtà molto molto importante, dalla gestione delle sole reti idriche, quindi della captazione, dell'adduzione, abbiamo acquisito anche l'impianto di depurazione e la fognatura, quindi, e anche la sorgente del Cernicchiara, quindi rendendoci anche indipendenti per la fornitura dell'acqua alla nostra cittadinanza. Ci siamo trasformati, siamo diventati una realtà industriale importantissima ed è giusto che i nostri ragazzi sappiano che cosa facciamo. I messaggi che diamo e che sono quelli fondamentali, al di là del messaggio importante che è quello ambientale, quindi come non sprecare l'acqua e come evitare l'inquinamento delle nostre acque, del mare, o quello che i ragazzi capiscono vedendolo, e quindi è un messaggio che a loro resta impresso, è prima di tutto che quando togliamo l'acqua, io li prendo in giro e che dico: quando togliamo l'acqua cosa succede nelle vostre case? Mamma si arrabbia. E allora dobbiamo spiegare a mamma, a papà, alle nonne, a tutti gli adulti che non lo sanno, che se togliamo l'acqua è perché evidentemente stiamo lavorando per voi. Stiamo sistemando tubazioni, ora con il progetto del REACT abbiamo creato non pochi disagi alla cittadinanza, ma quello è un progetto importantissimo, un'opera storica con il rifacimento di questi lunghissimi tratti di rete della nostra città.